Allora, intanto grazie per la disponibilità e per la generosità che dimostri sempre con le persone con cui ti relazioni. Già noi abbiamo avuto la fortuna di fare ieri questo piccolo laboratorio con te sul gesto, che è stato molto interessante, anche un po' un modo per rompere la parete e cominciare un Certo, attimo a entrare in sì. relazione. Intanto siamo ovviamente qui in compagnia di Virgilio Sieni, coreografo, danzatore. È ricercatore, direi, in un certo senso. Tanti progetti, tante cose, veramente è una carriera immensa alle spalle. Tra le varie cose, quindi l'Accademia dell'Arte del Gesto, la Scuola sul Gesto, ho visto che c'è anche un progetto che è la Palazzina Indiana d'Arte. Mi ha colpito particolarmente perché io 15 anni fa mi sono laureata a Firenze e conoscevo molto bene quella zona delle Cascine, del Parco delle Cascine, il Ponte all'Indiano. È legato al tuo lavoro, quindi al lavoro in qualche modo di riabilitare il corpo, di in qualche modo riqualificare il corpo, ma nello stesso tempo l'ambiente circostante, mi veniva questo parallelo tra quel luogo che, per come l'ho conosciuto 15 anni fa, era un luogo da riqualificare in un certo senso. Ora, dopo 15 anni, non saprei, questo magari ce lo puoi dire tu. Era un luogo dove il corpo si perdeva spesso. Mi piaceva questo tema invece di andare lì a riqualificare quell'ambiente partendo proprio dal corpo e dal riabitare e riqualificare il corpo, se c'era appunto il tipo di connessione che c'era tra l'ambiente e il corpo. Allora, come sappiamo bene, il corpo va sempre riqualificato in ogni istante, in ogni momentaneità, verrebbe da dire, non va dato per mai per certo. Infatti il corpo non ci appartiene, è inappropriabile. Dunque, le Cascine è un luogo, io sono nato a Firenze, per mio bambino le Cascine erano un luogo meraviglioso dove andavo a camminare con i miei genitori, è proprio laggiù in fondo dove finisce il Parco delle Cascine, e dove inizia la periferia, ma non la periferia, inizia proprio tutta una parte, voglio dire, anche degradata, che poi si ricollega all'ultima periferia. È stato chiamato a fine 800 l'Indiano perché furono sparse le ceneri di un giovane principe indiano che morì passando da Firenze. E dunque lì c'è un piccolo mausoleo dell'Indiano. C'è anche una palazzina che era prima ovviamente un rimessaggio per quanto riguarda gli addetti della cura del parco, delle Cascine, cosa incredibile a pensarla oggi che quasi tutti i parchi vengono accuditi, o meglio, vengono falcidiati dalle ditte esternalizzate. Quindi questa palazzina fu studiata proprio alla fine del parco per tenere tutto quello che era la dimensione della cura del parco. È stata chiusa per molti anni, è stato per alcuni anni centro sociale, eccetera, eccetera. Quando camminavo qualche anno fa in quella zona mi resi conto che avevo un sogno, che era quello di aprire la scuola sul gesto e il paesaggio, no? Non la scuola sull'arte del gesto, un'altra cosa che doveva, insomma, un contesto che secondo me poteva essere utile per riflettere insieme ad altri, artisti, filosofi, ricercatori, tutto un mondo, tutta quella che è la relazione tra natura e uomo, come cioè la natura ci può ancora accogliere, se ha ancora voglia di accoglierci. Tanto la natura, come sappiamo, ci ha visto arrivare sul mondo e ci vedrà departire, insomma, molto contenta da questo punto di vista. Quindi vidi la palazzina e pensai che questo potrebbe essere un buono spazio per fare un lavoro di relazione con la natura. E lì è iniziato tutto il lavoro di rigenerazione, di ricerca fondi per ristrutturarla. Ora devo dire, dopo 3 anni è diventato un centro molto vitale, dove appunto ci sono tantissime possibilità di pratiche nelle piccole stanze che ho ristrutturato dentro, dove ospitiamo spesso delle, diciamo così, delle mostre estremamente sottratte. In questo momento c'è la Daniela De Lorenzo con due sue opere, però molte pratiche vengono fatte fuori. Quindi l'idea era quella di praticare fuori, man mano che pratichiamo, curare, dunque accudire, ma anche pulire tutta quella che è la dimensione dei piccoli prati, piccoli boschetti, gli argini intorno alla palazzina. E così è accaduto in questi 3 anni che sono nati continuamente dei laboratori e delle pratiche fisiche tutte lì intorno, fino a coinvolgere proprio anche il fiume. Grazie. Mi ha colpito anche ieri che il laboratorio è cominciato, che tu subito hai detto state lontani dalle pareti. Le pareti in realtà così squadrate sono quasi distopiche relativamente alla relazione con l'essere umano, cioè nel senso non è proprio naturale.
E tu hai detto questa cosa della casa, fa, perché noi pensiamo che la casa che ha le pareti così squadrate in realtà non è proprio casa, perché noi umanamente dovremmo essere più abituati all'irregolarità, forse parlavi della natura, degli spazi aperti, quindi non di queste strutture. Ecco, volevo capire che cosa intendevi tu per casa, in quel, esatto, e poi anche se ci potevi spiegare bene questo concetto dell'abitare il corpo. Come esseri umani ovviamente abbiamo abitato il mondo in maniera totalmente diversa rispetto agli ultimi 500-1000 anni, insomma, e quindi gli altri centinaia di migliaia di anni ovviamente l'abbiamo abitato secondo un concetto di spostamento, di estremi conoscitori, tutto quello che è la dimensione del suolo, del territorio, eravamo ricercatori di tuberi, insomma, pensiamo ai nomadi raccoglitori che sì, erano, non erano stanziali, ma non erano neanche dei grandi viaggiatori, insomma, giravano intorno ai 100 a 100 chilometri, fino a creare però queste lunghe migrazioni epocali che hanno poi messo l'uomo in una condizione di meticciato, dunque di creazione di culture. Detto questo, quindi noi siamo, non a caso nel nostro scheletro, per la nostra conformazione, la nostra fisiologia è fondata sul sistema di spostamenti e di piani orizzontali. Noi abitiamo per il mondo quando camminiamo, riusciamo a camminare e mentre camminiamo siamo in grado di guardare a destra, a sinistra, in alto e in basso. Ecco, operazioni molto complesse oggi perché con lo schermo, con lo smartphone e tutto tende a restringere tutto questo sistema motorio. Dunque, insieme a questo restringimento c'è anche ci si incuna dentro una forma mentis estremamente rigida. Penso ai sistemi delle democrazie, ai sistemi ovviamente sociali, a un sistema di programmazione. Dunque penso anche al mondo dell'arte, al mondo del teatro, che sempre più si incanala in dei sistemi così incanalati in delle rigidezze, più che pensare a un sistema di apertura. Dunque si usano tanti termini adesso, territorio, paesaggio, comunità, senza saper bene che per elaborare queste entità evidentemente ci vuole molto molto tempo, abbiamo bisogno di durata, quindi è proprio controtendenza a tutto quello che si sta chiedendo adesso. E quindi che dire, qual era la domanda? No, in realtà già è un sì. Po' in parte risposta, perché la domanda era proprio cosa intendi tu per abitare il corpo, perché... Esatto, è proprio questo. Il corpo prima di tutto si parte da un concetto di liberazione più che di democrazia, che è un sistema appunto di leggi mediate da tante cose. Per liberare il corpo evidentemente c'è bisogno di pratica. Praticare è un senso di frequentazione, un frequentare in maniera ovviamente sempre inedita e rigenerante il corpo. Quindi sono delle pratiche lunghe, richiedono una continua attenzione anche sullo stesso dettaglio, capire come un gesto si trasferisce in un altro, poi capire come due gesti possono coesistere. Come esseri umani non siamo in grado di fare due cose contemporaneamente, possiamo avere 100 progetti davanti, ma poi ne possiamo affrontare uno per volta, però siamo molto bravi a intersecare, ad incrociare. E soprattutto dobbiamo recuperare, per me è importante, ecco, il senso dell'abitare il mondo. Noi come esseri umani graviamo, questa è l'unica verità di cui tutti possiamo essere d'accordo, graviamo. E dunque riuscire a lavorare con la gravità, che significa riuscire a lavorare con la risonanza, Tutte le persone riescono a elaborare il concetto di caduta, di risonanza, di peso, dunque di gravità, riescono a rimettere in circolo tutto un sistema di energie. Così funzioniamo, più non siamo in grado, più ci irrigidiamo e più ovviamente subiamo tutte queste che sono le patologie fisiologiche, ma come sappiamo, abbiamo ben capito, il corpo umano è stato costruito, è così perché ha risposto a delle necessità e delle emozioni, altrimenti se avevamo altre emozioni probabilmente non avevamo le braccia ma avevamo quei due ali, non lo so io. Se siamo così è perché siamo un atlante di emozioni, quindi quando si parla di fisiologia o di movimento non pensiamo all'astrazione, pensiamo che è un atlante di emozioni. E quindi per fare questo abbiamo bisogno di essere molto bravi a risuonare, a mettere in circolo tutte queste forme di energia attraverso il sistema complessissimo delle articolazioni, che per fortuna le muoviamo in una forma spontanea e istintiva, ma attenzione, questa forma molto spesso tende a schematizzarci e dunque a farci fare sempre le stesse cose. Molto spesso sbagliamo queste cose che ci vengono naturali come naturali. No, sono semplicemente le cose che abbiamo schematizzato, ma ce ne sono migliaia di altre. Guarda, infatti pensavo proprio questo, che ieri dopo il laboratorio, che alla fine è durato relativamente, cioè un'ora e mezza, insomma, però pensavo proprio quanto è faticoso.
riappropriarsi del proprio corpo e riabitare il corpo. E poi l'altra cosa era sicuramente il tatto che mi interessava, cioè il fatto che anche l'aria può essere percepita attraverso il tatto, che non è solo nelle mani ma in tutto il corpo in un certo senso. Sì, sì. Mi chiedevo quanto è stato difficile durante la pandemia rinunciare a questa dimensione tattile, al contatto, se lo è stato e cosa, o se invece è stata un'opportunità. Non ci ho rinunciato per niente. Ok. Proprio, il problema non è, è il contatto. E il tatto ce l'abbiamo sempre, poi è l'aria, certo, che ci tocca, non è che noi certo, è l'aria che ci tocca. Noi pensiamo che è sempre omocentrica la dimensione o donna centrica, però è l'ambiente che ci tocca. Pensiamo che tutto nasca da noi, ma non è vero niente. Noi pensiamo che siamo noi a generare le cose, ma non è vero niente. Reagiamo a delle situazioni che già preesistono a noi, tutto quello. Noi siamo solo a volte, nel migliore dei casi, dei medium in cui ci lasciamo attraversare. È un po' come la creazione, quando uno dice ho avuto in mente questa cosa. Sicuramente è solo lo sbriciolamento di tante cose che ha visto e sentito e l'ha rese, no? Secondo una propria, quindi tutto è in circolazione in questo mondo. Quindi sì, il contatto è fondamentale, perché attenzione, il contatto non è solo tangere la pelle di un altro, questa è la cosa fondamentale che potevamo imparare, il teatro, dunque la danza poteva dare in questo momento di pandemia, invece di chiuderla in un ambiente, invece di chiuderla letteralmente e di aprire prima gli stadi dei teatri. Poteva insegnare, poteva anche iniziare un ciclo appunto di pratiche di conoscenza per tornare a percepire tutta quella che è la dimensione di uno spazio tattile, tutta l'aggressività che c'è ancora nel mondo, quindi questo dimostra che siamo ancora molto brutali, molto rozzi, basta leggere le cronache, usiamo le mani molto spesso per far male, di impugnare le armi, ma anche per offendere. Dunque il tatto viene stimolato, il contatto di quel pastello molto spesso per queste cose. Attenzione, una semplice cosa ne richiama un'altra. E dunque dobbiamo reimparare a usare le mani in una forma diversa. Gli artigiani c'erano arrivati. Ora la stiamo riperdendo, perché evidentemente, dunque a me quello che interessava era, partendo dal concetto quasi neurale dei polpastrelli, capire come potevamo ristabilire un equilibrio sul tatto. E dunque ho iniziato tutto questo percorso sul tangere l'aria, come lavorare con la dimensione immateriale, non solo dell'area, anche ma dell'aspetto auretico, dell'aura, delle cose, delle persone, l'aura che c'è intorno, tutte queste forme che praticamente ci legano, ci congiungono, ci includono. Non ci sono io, non c'è lei lì, c'è qualcosa che non è solo lo spazio di fronte fra me e l'altra persona, è qualcosa che ci comprende dietro, tutto intorno. Quindi il mio lavoro in questo periodo, in questi 2 anni, è stato proprio totalmente questo, sì. Abbiamo parlato di confini e sconfinamenti durante questo Festival delle Colline Torinesi del 2021, appunto. E, per quanto riguarda invece il tema del tuo spettacolo, La dimora del volto, rientra appunto in questo discorso della casa, dei confini, e perché proprio il volto? La dimora poteva essere qualsiasi altra cosa, perché il volto? Intanto il volto oggi ha un problema grosso, come vedi. Ci sono le mascherine e questa cosa è scioccante. Scioccante perché non si riconoscono più le persone, cioè il volto, non a caso abbiamo un volto, nel volto ovviamente è il crogiolo di tutte quelle che sono tutte le nostre capacità quasi sensologiche, insomma, no? L'olfatto, per vedere, per ascoltare, per annusare tutto questo sistema. Ovviamente questo sistema esiste perché c'è una risonanza con tutto il corpo, con un'organicità del corpo. Dunque il volto nuovamente è un elemento di liberazione ed è un elemento democratico. Il volto, considera, il volto sta insieme al camminare, dunque si cammina liberamente e le persone ci vengono incontro e le si osservano nel volto. Non siamo in una città dove si cammina solo per acquistare e le persone nascondono il volto, è un po' diverso. Quindi il volto è un po' questa piazza, è un agorà, e quindi mi piaceva pensare che si poteva sostare davanti ai volti e osservare una persona per quello che era. È importante, non siamo più in grado di osservare il volto, richiede sempre qualcosa lo sguardo del volto di un'altra persona. Però nella mostra ci sono molti volti di Marisa Merz, che adoro tantissimo, e dunque questo fatto di rivolgersi al volto e anche a quei volti dipinti, pensati, meditati, e dunque
veramente piaciuto starci davanti e ritrovare un dialogo con loro. Sempre per quanto riguarda lo spettacolo che ho avuto la fortuna di vedere già ieri sera, però una cosa lampante è l'interazione che c'è all'interno del pubblico, che all'inizio è un po' magari confuso da questo ambiente in cui appunto i danzatori, che poi sappiamo sono anche cittadini comuni oltre a danzatori professionisti, interagiscono con l'ambiente e riescono a creare questa bolla di intimità, diciamo, tanto da lasciare appunto il pubblico sbigottito. Quanto dell'improvvisazione che si è creata all'interno dell'ambiente era pianificato, previsto, e se ci sono state delle cose che invece hanno sorpreso anche voi che eravate dall'altra parte? Allora, tieni conto che insomma il pubblico ovviamente è abituato a entrare in un luogo, un luogo di spettacolo e avere un focus. Mi siedo qui e guardo quella cosa che sta lì. Non è abituato evidentemente ad entrare in un ambiente dove apparentemente non sta accadendo niente, non sa più cosa cercare, no? Quindi diciamo che uno dei un po' punti filosofici di questo lavoro era proprio questo fatto di non dare un focus di riferimento, ma di disperdere, creare una dispersione. Ovviamente tutti i partecipanti, cittadini e danzatori, hanno lavorato a delle azioni coreografiche. Tutto quello che hai visto era coreografato. Non c'era, ovviamente la parte più flessibile era quella degli spostamenti, perché ovviamente camminando ci sono tanti spostamenti, sono almeno 35 situazioni e dunque sono tanti spostamenti, che lo spostamento in un ambiente pieno di pubblico prevede tante deviazioni e dunque tempistiche diverse. Pur avendo una traccia dovevano solo tenere d'occhio, siccome abbiamo imparato in questi percorsi che è l'altro che mi dà la partitura, non è solo la mia memoria che mi devo rammentare il mio movimento, ma è osservando il gesto dell'altro che mi dà la misura al mio movimento. Quindi era tutto un fatto, è tutto un fatto di relazionarsi alle altre coppie o alle altre situazioni per procedere cronologicamente. Quindi il lavoro ha questi sbalzi, può durare dai 35 ai 55 minuti. Ok, l'intervista in realtà è conclusa, però avevamo un'ultima curiosità. Che rapporto ha Virgilio Sini con il suo corpo? Che rapporto? Beh, diciamo che potrei dire che l'attenzione che ho portato al corpo mi sta salvando la vita, nel senso mi sta fa in modo che continuamente apprendo delle posture diverse e questo mi fa sentire un vivente, non mi fa mai sentire che ovviamente anch'io a volte sento che qualcosa si ferma, ma devo dire ho imparato a rimettere sempre, non tanto in discussione, a praticare sempre magari anche la stessa cosa e a riconoscere questa cosa sempre delle novità. Ecco, riconoscere che le cose non sono mai identiche, questa è un po' la storia dell'umanità, no? Viviamo, no? Mondo nel quale c'è un grosso problema con il concetto di diversità, invece abbiamo proprio bisogno che una persona sia diversa dell'altra, che ogni persona accetti questa diversità. E quindi è un po' quello che penso del mio corpo. E amo sempre citare una poesia di Caproni rispetto al corpo. Non c'ero mai stato, mi accorgo di esserci nato. Grazie mille, grazie davvero. Grazie davvero.